Buongiorno, oggi è 27, mi vedi tutta truccata. Da quanto tempo non faccio un vlog? Tutto truccato, tutto sistemato, tutto bellino. Io ho ancora la cover di Natale, la leverò direttamente il 6 gennaio. Comunque, buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi ho voluto vloggare anche perché non starò a casa, quindi vi volevo portare un po' con me. Una giornata abbastanza semplice. La prima tappa di questa mattina è andare a consegnare un attimo tutti i pacchi. Seconda tappa, centro commerciale. Quindi sarà, diciamo, una giornata all'insegna del cibo. Quindi preparatevi. E poi oggi pomeriggio, quindi guarda, appena rientro a casa, vi voglio far vedere ciò che mi hanno regalato. Non è tanto, la maggior parte sono stati soldini e buoni, però c'è un regalo. Però c'è un regalo in particolare della Besana e ci sono tanti prodotti in linea comunque del benessere che ci tenevo a farvi vedere. Quindi dopo ve li faccio vedere. Outfit del giorno, maglietta marrone, questa qui l'ho presa da Stradivarius, ve la mostrai anche in un vlog. C'è un capellone belle. Vabbè. Poi pantalone nero, questo qua è di Bershka. Ho ancora le babbucce che dopo andrò a sostituire con gli stivaletti. Ma quanto è bella questa tinta? Sicuramente me lo chiederete, è la numero 13 di Sephora, no, o la 02. Comunque avevo ragione, è la 02. Eccola qua. Se non ci fate caso, ho un po' le mani rovinate. E alcuni di quei pacchi sono anche vostri, quindi ovviamente io vi ringrazio sempre quando acquistate sullo shop. E quindi ci tenevo a ringraziarvi anche qua. Qua che vi faccio vedere, oltre ai prodotti della Besana, anche alcune cose che ho acquistato oggi. Non ho acquistato tanto, avete visto che per uscire dal centro commerciale la ripresa delle buste della spesa. Sono andata anche alla Coop, ma non vi faccio vedere niente perché ho preso un po' di prodottini per provarli in alcuni vlog, ma anche per alcuni challenge, per due, che sicuramente vedrete nel 2022. Spero che sia un buon anno. Prima di tutto, prima di iniziare, vi volevo dire due cose, quindi vi voglio fare due ringraziamenti. Allora, la prima, anche prima vi accennavo, quindi mi ricollego un attimo al discorso di prima che uscivo, vi ho fatto vedere i pacchi e vi ho ringraziato. Veramente io vi ringrazio a nome di Magical per tutto il supporto che ci avete dato in quest'anno. Che è quasi trascorso, cioè oggi è 27, manca poco, quindi grazie veramente per il grande supporto che ci avete dato e spero che ci continuerete a dare anche nel 2022. E poi un altro ringraziamento speciale ve lo voglio dare. Se ogni giorno mi dimostrate tanto, tanto, tanto affetto, dopo il video mukbang vi siete superate, cioè ho ricevuto dei messaggi incredibili, dico vi siete superati, forse è meglio così anche perché abbraccio sia le donne che gli uomini. Veramente mi avete sorpreso, se mi dimostrate tutti i giorni, scusate, sono un po' impacciata, il vostro affetto dopo quel video mukbang, che sarebbe l'ultimo video mukbang, mi avete veramente travolto. Mi sono arrivati messaggi che mi sono fatta gli screen a tutti. Io già sono una persona che faccio troppi screen, no? Ho 18.000 foto, tra cui 4.000-5.000 solo di screen, ma io ho solo una cartella per voi, con tutte le foto che mi mandate, con tutti i bellissimi messaggi che mi mandate, quindi veramente grazie, grazie, grazie. Poi vi racconterò un po' tutto. Allora, io direi di iniziare un attimo dallo shopping che ho fatto, non ho acquistato molto, sono stata da Piazza Italia. Sono sincera, eravamo andate al centro commerciale anche per vedere se trovavamo un po' di maschere in tessuto, per fare una spesetta di maschere in tessuto, ma non abbiamo trovato nulla. Sono andata da Piazza Italia, non so,
se vi siete trovati tipo ad acquistare il mese scorso, ma ogni 15 euro di spesa vi regalano 5 euro da spendere, che sono anche cumulabili. Infatti io ricordo in quale vlog, ma sicuramente era un vlog, ma se ve lo lascio giù nell'info box, acquistai da Piazza Italia gli stivaletti tipo anfibi e mi diedero un po' di sconti e quindi sono andata e ho detto vabbè, approfittiamone. Vi dico che il totale era di... Wow, non c'è. Mi sembra comunque di 5, o di 56 euro o di 51. Comunque ho speso tutto 36,80 euro e mi sono portata a casa ben 4 articoli. Mi sono presa questa bellissima maglietta anche perché adesso le inizierò, non adesso perché fa freddo. Però verso marzo-aprile io le utilizzo davvero tante, ce le ho di Tezenis e mi piacciono tanto e quindi ho voluto prendere di Piazza Italia questo color, diciamo, beigiolino, sì, diciamo beige. C'era sia versione lupetto che versione, diciamo, girocollo, però lupetto c'erano tutte le XL e quindi ho preso questa. Non ve le faccio vedere indossate perché veramente mi devo muovere. Taglia S 7,95 euro. Poi ho preso, io penso che non si vedrà una mazza, ma appena lo metterò vi faccio una bella foto su Instagram e poi vi dico questo era il vestito di Piazza Italia, ma sicuramente lo metterò per il primo dell'anno. Allora, apprezzava, no, questa è taglia M 17,95. Se riesco a trovare il link ve li lascio, così andate anche a visionarli sulla modella, oppure vi lascio una foto, non lo so, ma vi metto direttamente il link. È un abito con gli spacchi laterali, arriva diciamo al polpaccio, ha gli spacchi laterali che non sono invasivi, ha una, diciamo un laccio in vita. Comunque è un abito lungo, 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 nero a costine, c'era anche beige, però sinceramente l'ho voluto prendere nero. Questo con degli stivaletti sotto, oppure anche una scarpetta da ginnastica, ma ancora più sportivo, è la fine del mondo. Poi potete anche togliere questa, tipo cintura, e ci mettete proprio una cintura vera e propria. Comunque, questo è veramente molto bello. Ogni qualvolta andavo... Lo prendo, non lo prendo, lo prendo, non lo prendo, non l'ho mai preso, però ho detto non lo devo prendere. Tantissimo delle magliette nere, non avevamo delle felpe, diciamo, nere. Abbiamo preso questa, molto bella, taglia S, 12,95 euro. Semplice, veramente semplice, ma molto calda. È felpata all'interno, è veramente bella. Io vi consiglio di andare a fare un giro da Piazza Italia perché... io l'ho sempre sottovalutato come negozio, però aveva delle cose pazzesche. Pure, vabbè, adesso di feste non si possono fare, tante cose non si possono fare, però aveva dei vestitini, mi sono innamorata di un vestitino a quadrettini, proprio bello. Comunque, a questo dettaglio così, molto semplice, una felpa molto semplice. E poi... Avrei preferito di questo modello una ML, però c'era o LXL o SM, alla fine abbiamo optato per SM, però alla fine, però alla fine, però alla fine. Io porto sempre pantaloni a vita alta, non porto mai pantaloni a vita bassa, quindi sinceramente questa è un po' corta perché ha la molla, vedete? Ha la molla. Però alla fine è molto bella, c'ha il cappuccio, pure questa appena la indosso vi metto direttamente le foto su Instagram. Questa anche è felpata, SM, 12,95. Sinceramente conviene veramente tanto. Vi consiglio di andare a fare un giro, quindi pensate che io tutti questi prodotti, cioè tutti questi prodotti, tutti questi capi di abbigliamento li ho pagati veramente poco, cioè poco poco poco. Ok, vi faccio vedere Besana. Quello che mi è dispiaciuto di Besana, perché poi li volevo taggare su Instagram, non hanno una pagina Instagram. Quindi, se dovessero avere il sito, ve lo lascio giù nell'info box perché veramente non lo so se hanno o non hanno il sito. Però, mille casi, ve lo lascio giù nell'info box. Non è una sponsorizzazione, niente, però ci tenevo a farvi vedere questi prodotti che mi hanno regalato. Ovviamente faccio vedere sia il regalo mio che il regalo di mia mamma, che è sempre Besana. Questo è mio. Sì, perché c'è la G vicino. Allora, c'erano questi tre, diciamo, lecca lecca al cioccolato. Forma di stella.
Questo qui è l'olipop al cioccolato al latte. Stella. C'è un cuoricino e c'è un fiorellino. Questo secondo me, questo cioccolato è buonissimo. Poi, diciamo, reparto mio è tutto frutta secca. Allora, mangi bene e stai meglio, quindi tutto in linea comunque col benessere, eccetera. Questo è qua il cranberries. Sì, si pronunciano così. Mirtilli rossi. Questi nello yogurt. L'ho già provato questi prodotti perché mia zia spesso ci regala queste cose e sono veramente ottimi come prodotti. Si vede che sono di qualità. Poi c'è la papaya, così a cubetti. Questo, se non mi sbaglio, è lo zenzero. Se non mi sbaglio, è lo zenzero. Poi. Mamma mia, queste mi ispirano tantissimo. Albicocche. Sono albicocche essiccate. Cioè, guardate quanto sono belle. Sono da 200 grammi. Sono veramente belle. I datteri, sono sincera, a me i datteri non piacciono. Però questi mi ispirano. Cioè, sono proprio belli. Perché sono enormi. Sono 250 grammi. Datteri, cioè sono veramente enormi. Poi, ma questo pure mi ispira tanto, infatti lo devo assolutamente aprire. Tropical Mix, c'è suppongo all'interno anche la papaya, è proprio un mix di frutta secca. Questo nello yogurt, c'è tanto cocco all'interno, adoro. 100 grammi. L'anno scorso, non mi ricordo quando, provai pure io pomodori secchi, era sempre un mix per le insalate, pazzesco veramente. Le fantasie all'insalata, ricco di vitamina E e fosforo. Questo è un mix per le insalate. Ci sono i semi di zucca, i semi di girasoli, pinoli, la paprika in fiocchi, crostini alle erbe. Veramente ricco di tutto questo in una bella insalata con avocado. Devo provare. Eccoli qua i semini. E poi ultimo, questo è il mango essiccato, pure mi ispira tantissimo. Mi sembra di non aver mai mangiato il mango essiccato. Che è caduto. Veramente Besana fa dei prodotti ottimi, infatti adesso vi faccio vedere perché poi ci sono anche molte farine, mia mamma si trova veramente molto bene con le farine. Infatti devo andare a controllare se c'è un sito online, quindi un sito internet, perché vi ripeto, Instagram non l'ho trovato, su Facebook però non sono andata a controllare. Comunque, cosa c'era invece da mamma? Questo enorme albero di Natale. Cioè, veramente grande, da 500 grammi albero di Natale al cioccolato fondente. Pesa un botto. Cioè, veramente bello. Io preferisco al latte, però. E vi faccio vedere da mammina cosa c'era. Queste mia mamma le ama, sono facilissime da fare. Guarda, veramente vi consiglio, se c'è lo shop online, io dopo vado a vedere anche io perché non ho visto, di prenderle perché è una cosa esagerata, sono veramente buone. Torta caprese bianca senza glutine, gluten free. Adoro! Perché devo fare una cosa. Adoro. Comunque, la caprese è veramente buona. Quindi cioccolato bianco e questa forse è un'altra caprese classica, quindi cioccolato fondente, alto contenuto di mandorle. Buone, sono veramente buone, ormai sono anni che le mangiamo, che le proviamo e vi posso assicurare che sono buone. Se volete fare bella figura. Poi ci sono due confezioni di pistacchie senza guscio, due da 100 grammi. Eccole qua. Poi, mia mamma lo usa tantissimo, la granella di nocciole tostate, a volte anche per fare le girelle con la Nutella, oppure, non mi viene in mente come le usa pure in questo momento.
Comunque questa è la gravella. Queste sono le mandorle pelate affettate. Anche queste di solito mamma le utilizza quando fa le crostatine, ma si può usare veramente per tutto. Poi c'è il cocco, questo qui, no, questa è proprio la farina di cocco. Oh, stavo cadendo. E poi ci sono, non è finito, ci sono due pacchi, vi ripeto, di farina di mandorle. La utilizzo. No, non usa mamma la farina di nocciole per fare la torta di carote, ma utilizza la farina di mandorle per fare la torta di mandorle e carote. Viene veramente buonissima. E quindi questa qui. Infine c'è la granella di, no, la farina di pistacchi fonte di magnesio. Quindi due confezioni di farina di pistacchio. Sono comunque prodotti che una persona, io penso un po' tutti, utilizziamo. Quindi nulla, io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Poi per quanto riguarda i capi indossati ve li faccio vedere direttamente su Instagram. Qua appena li indosso vi metto la foto. Quindi nulla, io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Io lo concludo anche qui perché alla fine adesso non devo fare nulla di interessante che vi devo far vedere. E per quanto riguarda stasera mangerò sicuramente la tagliata di pollo con un po' di insalata molto veloce. Però io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Non vi perdete i prossimi vlog perché ho comprato un po' di cose al supermercato per provarle, quindi mi raccomando. Quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!